Per l'ultimo saluto a Ismaele, la mamma ha scelto questa chiesetta che si trova proprio di fronte alla casa dove era nato 17 anni fa e dove oggi abita la nonna. Santa Maria fuori le mura, Sant'Angelo in Vado, strapiena di amici, conoscenti e autorità civili e militari. Fuori tutto il paese, che si è letteralmente fermato per stringersi attorno ai familiari. Ismaele, un ragazzo timido, sempre sorridente, ben voluto da tutti. Un giovane che ha lasciato nei cuori di chi lo ha conosciuto un vuoto incolmabile e tanti perché. Perché una morte così violenta e atroce non ha una risposta facile da trovare, anche se cercata con gli occhi della fede. Lacrime e commozione al termine delle esequie, quando dal pulpito hanno letto i messaggi gli amici di sempre, gli amici di Ismaele. Non c'è spazio tra noi qui sulla terra per gli angeli. E poi striscioni, palloncini bianchi, toccanti anche le parole del vescovo. Fa che la morte di Ismaele ci renda attenti ai giovani, ha detto Monsignor Tani, ancora convalescente dopo un'operazione. Aiutaci a dialogare con loro, a prenderci cura di loro. Quanto inferno in chi ha causato tutto questo. Signore, non dimenticarli, solo la tua misericordia li può raggiungere. Così invece lo ricorda uno dei suoi amici più stretti. Non riesco a crederci alla cosa, non mi sembra vero. Sono entrato anche dentro, mi sono trovato un amico in una bara che, non so, lì per lì, capito? Non lo so, ti strappa ogni emozione, non sai cosa... Non ti capaci, dici perché è lì, perché, per cosa, cosa ha fatto di così male, cosa può essere successo, non ti viene. Io anzi oggi lo volevo chiamare, o Isma, tanto ogni 3 giorni ci sentivamo, sì o no, per forza ci sentivamo, mi ha fatto strano. Mi sono trovato un fratello rubato, una madre, un padre, come adesso da un giorno all'altro non ti trovi più nessuno, capito? Ti fa strano, fa molto strano. Un momento di buio che ancora oggi Igli Meta, il 20enne albanese finito in carcere per l'omicidio dello studente 17enne Ismaele Lulli, non sa spiegare. Non so cosa mi sia successo in quel momento, ha detto la scorsa notte al PM di Urbino Irene Lilliu, durante un interrogatorio durato oltre 6 ore, da lui stesso richiesto tramite il suo legale Salvatore Asole. Secondo l'avvocato, Igli ha ammesso di essere lui l'autore materiale del delitto e non l'amico Mario Mema, di 19 anni, anche lui finito in carcere. Un delitto commesso per gelosia. Igli non sopportava l'idea che Ismaele avesse una relazione con la sua ragazza. Una frequentazione del tutto innocente, secondo la ricostruzione degli investigatori. L'albanese ha cominciato a collaborare, fornendo indicazioni sul luogo in cui ha lasciato l'arma del delitto, un coltello, in località San Martino in Selvanera. Secondo l'avvocato Asole, non c'è stata premeditazione. Un racconto coerente con quanto raccolto nelle indagini dei carabinieri, tanto che il PM non gli ha mosso nessuna contestazione. Igli, nella sua versione dei fatti, avrebbe portato Ismaele in cima ad un poggio in località San Martino per un chiarimento o per dargli una lezione. Nella versione di Meta, il complice, lo stesso 17enne, avrebbe accettato di essere legato con del nastro adesivo, come per un vero interrogatorio. A quel punto un raptus, o come dice il legale, un momento di buio con il fendente al collo che ha quasi decapitato Ismaele e poi il corpo gettato giù da un dirupo. Ancora da chiarire il ruolo di Mario Mema, al quale peraltro Igli non ha cercato di addossare alcuna responsabilità. Tramite l'avvocato Asole, il 20enne ha chiesto ieri perdono ai familiari di Ismaele e alla comunità di Sant'Angelo in Vado. E non è escluso, ha detto ancora il legale, che scriva direttamente alla famiglia, ma assolutamente non per avere sconti di pena. Igli lo farà solo perché ha capito l'enormità di quello che ha fatto.